Benvenuti a Bonelli Talks, a questo nuovo appuntamento con il nuovo Dampir, Dampir 245, sangue sulla Siria. Qui abbiamo Andrea Del Campo, ciao Andrea. Ciao. E Claudio Falco, ciao Claudio. Buongiorno, ciao. Intanto benvenuti, siete stati gentilissimi a prestarvi a queste interviste con gli autori che adesso ci permettono con i lettori di stare aggiornati e vicini. Oggi parliamo di quest'albo particolare che io inquadro sempre, perché poi c'ho questo problema che inquadro sempre l'albo, lo voglio far vedere, questa bellissima copertina di Enea Ridotto. Che voi avete e noi no ancora. Esatto. Allora, infatti è fresco di buchetta, queste sono proprio le prime copie stampa che ci arrivano. Iniziamo a parlare un po' del tema, visto che Dampir ci porta sempre in giro ovunque nel mondo, cosa che adesso invidiamo tanto, visto il periodo un po' delicato. Sì. Claudio, ci parli un po' di cosa parla Sangue sulla Siria? Allora, Sangue sulla Siria, come dice il titolo, appunto parte proprio da un'ambientazione siriana, per poi spaziare abbastanza in giro per l'Europa, per altre località dell'Europa, prendendo spunto appunto dalla guerra e dai traffici di petrolio che oggi le milizie utilizzano come loro mezzo di finanziamento. In passato una delle mie prime storie, la mia seconda storia, era ambientata in Iraq e c'erano, diciamo, tra i comprimari questi combattenti curdi ai quali io sono rimasto molto affezionato e che ho quindi, diciamo, ripreso stavolta per mandarli insieme ad Arlan a cercare qualcuno, vabbè, insomma, adesso non sto lì a spoilerare, e quindi, diciamo, l'ambientazione è molto guerresca, ci sono un sacco di scene d'azione per le quali credo che Andrea mi abbia anche abbastanza odiato, perché ho messo di tutto, ho messo l'impossibile. A me mi piace tantissimo quando riusciamo a fare le interviste triple, perché se parlo con uno sceneggiatore è logico che poi non c'è la controparte. In questo caso invece Andrea puoi dire tutti i commenti belli che ti sta suggerendo Claudio, insomma. Sentiti libero. Ma in realtà le sceneggiature di Claudio sono estremamente chiare, quindi anche le scene più complesse riuscivo a visualizzarle prima di disegnarle molto bene. Quindi sì, difficile, complicato, ma comunque bello. Grazie. Poi il roster dei personaggi di questo numero è bello, bello folto, perché abbiamo tanti comprimari tutti insieme. Comprimari che poi mi permetto di dire che hanno avuto un character design un po' definito, no? Io vedo o sbaglio, magari, però leggendolo ho trovato una comparsata dal Trono di Spade, se non sbaglio, per un tizio bello tosto. Eh sì, c'è l'ispirazione è un volto noto, diciamo. No, bene, Cioè, bene. dal Trono di Spade ai supereroi ne fatte, ecco. No, io con Claudio, a me mi affascina sempre quando parlo con Claudio e faccio il tema dell'intervista, perché cioè, scrivere Dampir richiede una capacità di gestione storica notevole. Quindi, sotto il profilo della documentazione, come ti sei mosso, Claudio? Che è un tema a te carissimo, perché le tue storie sono ricche del tessuto storico-sociale e riesci quindi a metterci da parla negli altri proprio come se leggessimo delle pagine di storia, Io devo dire, è una delle cose che quando lessi il primo numero di Dampir, all'epoca ero soltanto un lettore, mai avrei immaginato che sarei diventato uno sceneggiatore, e la cosa che mi colpì fu proprio questa ambientazione, la guerra di Bosnia, questo essere così dentro alla realtà. E infatti molte storie mie, appunto c'è l'Iraq, c'è stato il Sudafrica dell'apartheid, eccetera, molte storie mie hanno questo contesto realistico, è una cosa che mi affascina molto. Chiaramente questo comporta un lavoro di documentazione, cioè in verità devo dire, insomma mi vado a scegliere anche argomenti che in qualche modo mi interessano a prescindere, quindi sui quali più o meno so muovermi. E poi sfrutto bassamente amicizie. Io ho un amico curdo che vive in Italia da tanti anni, ai quali ho chiesto all'epoca già della prima storia, chiesi qualche dritta, qualche informazione. Fortunatamente internet ci viene in soccorso oggi per quello che manca.
e quindi sia dal punto di vista visivo che proprio, diciamo, evitare di fare, come dire, di fare errori, di mettere incongruenze, anche perché per quanto io cerchi degli argomenti astrusi, per i quali penso di essere il più esperto sulla piazza, Mauro Boselli ne sa sempre più di me. E quindi se sbaglio qualche cosa lui mi becca. Mi chiedevo, ero al minutaggio per capire quando sarebbe uscito il nome di Mauro. No, io intanto, Molto ben documentato. no, io intanto, infatti con una guida come Mauro penso che sia, oltre che una supervisione attenta, ma sia anche affascinante, perché è proprio, cioè, una commissione di storia, di miti. Credo che sia come sceneggiatura molto stimolante. Mentre parlavi, mi capitava di finire nelle ottime, bellissime tavole di Andrea su Damasco, cioè ad esempio veramente qui delle panoramiche notevoli. Ma in questo caso, tornando al tema della documentazione, Andrea ha svolto anche un ruolo fondamentale e molto particolare per quest'albo. Cioè, c'è stata una consulenza speciale. Quindi Andrea, volevo che tu ce la raccontassi un po' come è No, nata, no, perché queste sono le vere chicche. non per quest'albo. Quest'albo ho avuto comunque un lavoro di documentazione notevole, solamente la moschea di Damasco, trovare la documentazione per le varie inquadrature che ci sono è stato complicato. Sì, è Sì, stato. hai detto, quel sì nasconde tutto. Mentre invece la consulenza che mi sono trovato a Questa dare raccontacela è per bene, un che altro questo. albo di Claudio, che è questo, Ok. Condottiero di Calabria. Perché questa storia qui è ambientata nei paesi calabri a Brescia, cioè di origine albanese. E nell'albo ci sono delle scene con una festa di paese, con delle persone vestite in costume che cantano in albanese, comunque ci sono in albanese antico. E si dà il caso che la famiglia di mia moglie sia originaria di un paese a Brescia, in Calabria, e tramite la famiglia vastissima, numerosissima, con un numero di cugini e zie che non riesco a contare, abbiamo avuto una consulenza linguistica per verificare che tutto quello che era scritto era corretto, era giusto, e fortunatamente sì, non hanno fatto nessuna correzione, quindi il lavoro di Claudio è stato bellissimo. Guarda, che poi mi viene da dire, è come se avesse fatto la sua, tua moglie. Cioè, immagino che appena è venuta fuori questa particolare cosa, subito c'è stato tipo un arruolamento praticamente. Quindi immagino Sì, che sì, sì, sia sì. arrivato anche tutto un carico di Tra esperienza l'altro, pratica. mia moglie è pure una lettrice di Dampir accanita da prima che mi conoscesse, quindi. Benissimo, benissimo. Allora, io ho una domanda che è un po' domanda spoiler, ma noi chi siamo noi per non fare gli spoiler? Ci raccontate un po' su cosa state lavorando, sempre su Dampir, cosa ci aspetta, quali nuovi albi, quali nuove avventure in giro per il mondo aspettano Arla e negli altri? Parto io. Io al momento sto lavorando a una storia per i disegni di Simone Delladio, in cui, senza spoilerare troppo, ricompariranno un personaggio che ho inventato io, un antagonista di Allan che ho inventato io qualche storia fa, che è un personaggio che mi diverte molto, che trovo particolarmente divertente da scrivere. Insieme a un altro antagonista pericolosissimo, che è, diciamo, uno dei più pericolosi nemici di Arlan attualmente in giro sulla Anche piazza, hai capito. e quindi è una storia difficile, un po' complicata da scrivere, diciamo, meno di azione, o meglio, diciamo, una storia sì, con molta azione, ma anche con delle atmosfere magiche che particolari. E poi proprio stamattina, infatti, sotto la schermata qui di Skype c'è un nuovo soggetto che sto provando a scrivere per complicare le vacanze a Mauro e a me. E vediamo dove anche ritorna un personaggio che Andrea conosce bene. Oh, che bella notizia! Quindi, che i lettori ancora non conoscono, ma che Andrea conosce.
Mentre invece io sono al lavoro su sceneggiatura di Giorgio Giusfredi, per una storia tra la Colombia, il Nuovo Messico, il Messico, con trafficanti, Li e spediamo dalle... ovunque i poveri Harlan, Tesla e Sì, Cooper. vabbè, ma E poi mai in contesti sereni, ragazzi, devo dire. Però Quando mai? l'avventura è questo che richiede. Con Quando bambini come persino a spalla 18, addirittura. c'è Bobby Quintana in Ah. questa storia. E l'orizzonte temporale non diciamo ancora nulla, perché come sappiamo i piani redazionali possono fluttuare. Però questo ci porta a dire che state sintonizzati sul sito e sui canali social Bonelli perché troverete varie informazioni al riguardo. Allora, io vi ringrazio tanto, Andrea, ti ringrazio Ma di che? Claudio. Grazie a Ci te, sono trovato così grazie a te. bene che le rifaremo, ve lo dico. Quindi tornate a lavorare in coppia, così ho la scusa per chiamarvi. Un Con abbraccio molto piacere. e vi Con grande aspetto. piacere lavorerei di nuovo con Andrea. Bravo, bravissimo, è un bravissimo disegnatore ed è una persona estremamente piacevole con la quale è un piacere collaborare. Speriamo presto. Grazie mille, è tutto ricambiato. L'appuntamento è con Dampi il 245, vi aspetto in edicola e un caro saluto a tutti. Grazie Andrea, grazie Claudio. Ciao, Ciao. grazie, ciao. Ciao. Ciao.